Ciao, oggi vi presento un coltellino, è un acquisto che ho fatto così, come al solito, tra virgolette, di impulso, nel senso che, vabbè, l'ho visto su Amazon e mi è piaciuto e l'ho preso. Il costo, se non ricordo male, era attorno ai 12-13 euro, qualcosa del genere. È della ditta Manium by Boker. Praticamente dovrebbe far parte della serie dei coltellini, chiamiamoli da soccorso, di questa ditta. Allora, vediamo la confezione, cosa contiene il coltellino, una chiavetta che dopo vediamo cosa serve, la garanzia e un minimo di istruzioni. Allora, cominciamo a vedere la grandezza effettiva di questo coltello perché appunto quando l'ho preso non veniva specificato e anche sul sito del produttore non ho trovato diciamo indicazioni. Allora, quindi diciamo che chiuso è a attorno ai 10 centimetri, un po' meno di 10 centimetri. Aperto è attorno ai 15 centimetri circa. La lama è 3 centimetri, quindi nella parte più grande, e lo spessore attorno ai 2 mm. Attorno ai 2 mm qui vicino all'attaccatura. La lama si blocca con un liner lock che spostando col pollice poi appunto sblocca la lama. Guancette in metallo, clip per poterlo mettere alla cintura o fissarlo nella tasca dei pantaloni. È dotato di un punzone qua sul manico, frangivetro e una lama qui in questa rientranza fissa, taglia cinture. E allora cominciamo a dire che è molto piccolo, sinceramente, quelli diciamo un po' più seri devono essere un po' più lunghi perché per dire come frangivetro, cioè, non so, secondo me si maneggia male. Ecco, soprattutto c'è il mignolo che va un po' a finire qui nell'ansa dove c'è la lama taglia cinture, quindi dovendo effettivamente usarlo, non lo so. È vero che col pollice si tiene da questa parte, quindi la mano non dovrebbe scivolare, però. Come dire, il punzone è un po' disassato rispetto al modo in cui lo si impugna. Non so se si riesce a vedere, se si riesce a vedere come è fatto. Cioè, diciamo che non punta verso la parte, non so, come dire, la direzione con cui si potrebbe colpire, ma è un po', vabbè, insomma, l'hanno studiato così. Non saprei che dire. Allora, passiamo a vedere. Ecco, questa, dicevo prima che nella confezione c'è una chiavetta. La chiavetta serve per stringere, o per smollare questa rondella che indurisce o meno la lama. Direi che anche comunque sia il coltello è smontabile perché qua ci sono diciamo delle viti con la testina tipo Torx, quindi con la chiavetta apposita si può smontare, pulire e al limite lubrificare e via dicendo. Ecco. Passiamo a vedere un attimo, quindi la lama è brunita, cioè o meglio è di colore nero. Come taglio è abbastanza affilata,
arriva, quindi da questo punto di vista non ha problemi. Non ho la possibilità di provare il tagliacinture perché, per carità, cioè, a parte che il nastro dovrebbe essere teso per poter provare se effettivamente, diciamo, lo taglia. Come dicevo, l'impugnatura, vabbè, a parte che bisogna richiuderlo ovviamente per fare un taglio sul nastro di una cintura, però comunque la lama che si trova qua dentro è una lama di quelle, così appunto vederla, tipo i taglierini, taglia tappezzeria, quelle cose, quindi l'affilatura sicuramente, sicuramente c'è. Anche su piccoli oggetti, cioè piccoli oggetti, un ramo, qualcosa di legno, l'ho provato e fa il suo dovere. Stiamo parlando comunque, ripeto, di una lama che praticamente è lunga 5 centimetri e mezzo, quasi 6, quindi può fare quello che può. Ecco. Non è certo un coltello da sopravvivenza. È abbastanza pesantino perché è tutto appunto in metallo, robusto sicuramente, giochi della lama non ce ne sono, ecco, basta, è tutto qua. Se può interessare come gadget più che altro, perché appunto è una cosa che uno potrebbe tenere in un borsello, in macchina, sì, per carità, solo il fatto è che poi appunto non si possono in teoria portare in giro senza un giustificato motivo cose di sto genere qua, quindi vabbè, insomma, dai, è carino così come lo si vede. Ecco. Niente, per questa recensione è tutto, saluto, grazie, ciao.